quei tempi, e stiamo parlando appunto dell'inizio degli anni 70, l'irraggiamento era sostanzialmente utilizzato per la stimolazione di sementi e l'inibizione della germinazione di tuberi. E nel caso specifico di Gammaton, visto che la proprietà di allora, l'ingegnere Antonio Piassina, era anche proprietario di una vetreria da Vetro Brianza di Cantù, anche per lo scurimento dei vetri, perché in effetti in quel periodo, l'architettura di quel periodo, l'architettura di interni, prevedeva l'utilizzo di vetri ambrati, vetri fumé, e questo è ottenibile con l'irraggiamento. Ma diciamo, l'attività principale di allora era la stimolazione delle sementi, e infatti è di quei tempi la nascita del grano, del frumento che si chiama creso, che grazie a questa modifica che avveniva con le radiazioni a livello del seme, nasceva con uno stelo più corto, quindi resisteva molto di più al vento, che è uno dei problemi delle piantagioni del frumento, e aveva un numero di semi per spiga superiore. L'unico problema, questo è stato abbandonato nel tempo con la nascita degli OGM, perché il problema del creso era ibrido, quindi ogni volta che andava seminato bisognava procedere all'irraggiamento. E si interveniva anche su tuberi, nella fattispecie le patate, per impedirne la germinazione. Tant'è che proprio di quei tempi è, grazie alla Gammaton, la progettazione di un impianto ora in disuso, che è l'impianto del fucino, per la stimolazione, per l'inibizione della germinazione dei tuberi delle patate.